Hai sentito parlare di paracadute? Un altro piccolo passo per l'umanità. Disgustoso. Che cattivo gusto. Una riproduzione in miniatura del suo pianeta d'origine è ormai scomparso. Che mancanza di stile. Non è gentile da parte tua dire questo, visto che sei mio ospite, Zod. Dobbiamo unire le nostre forze. Addosso! Prendetelo! Prendetelo! Glielo facevo a scuola questo scherzo, ci cadeva anche allora. Superman, lo sapevo che saresti arrivato. Oh. Ehi. Ci sei cascato anche tu, so. No! 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 Lascia subito il generale o la spacchiamo in due! Superman, no! No! Aiuto, Superman! D'accordo! Dovevi immaginare che prima o poi ci saremmo serviti di lei. E adesso, figlio di Jor-El, resterai mio schiavo per l'eternità. Altrimenti milioni di terrestri a cui sei così affezionato pagheranno per la tua ribellione. Distruggete questo luogo! Salve, gente, scusate il ritardo. Non abbiamo più bisogno di lui. Uccidilo. Me? Lex Luthor? Generale, voglio quello che mi spetta. Io ti ho consegnato Superman. Silenzio! Ma insomma, sta attento, non toccarmi, sai. È completamente idiota. Le promesse vanno mantenute, su questo non transigo. E devo riconoscere una cosa a tuo onore. Tu mantieni sempre la parola. Non si rischiano brutte sorprese con te. Cerca di convincerli tutti a entrare in questa camera molecolare. Perderanno tutti i loro superpoteri. Diventeranno dei normalissimi esseri umani. Se tu riesci a... Non entri lì, generale, è una trappola. Lurido bastardo! È una camera molecolare. E la gente come voi la fa diventare come me. Molto bene, Lex Luthor. Generale, è quel cristallo laggiù che attiva il meccanismo. Lex Luthor, imperatore d'Australia. Metti in funzione quel meccanismo. Piano! Piano! Grazie. Con il suo permesso.
Ci siamo. Finalmente. Prendi la mia mano e giura eterna lealtà a Zod. Gli ha fatto perdere i loro poteri. Le radiazioni erano qua fuori. Lui era al sicuro là dentro. Lo sai che ti dico? Ci hai rotto proprio le scatole, bellezza. Va tutto bene. Sapevo che facevi il doppio gioco, Luthor. Da un bugiardo come te non mi aspettavo altro. Come? Ma stai scherzando? Ehi, sono sempre stato dalla tua parte. Sei stato magnifico, visto? Come sono caduti nella nostra trappola? Niente da fare, Luthor. Non attacca. Senti, ascoltami bene. Ho una proposta interessante da farti. No?